Siamo qui nella casa della missione a Napoli, nel quartiere Vergini, nel borgo Vergini. Siamo in occasione della festa per San Vincenzo de Paoli. Questa occasione ha visto radunata tutta la famiglia vincenziana della Campania e qui abbiamo padre Salvatore Farì, superiore di questa casa al borgo dei Vergini. Padre Salvatore, cosa ci può dire rispetto a questa festa? Come l'avete organizzata? Abbiamo iniziato questa sera i festeggiamenti per la solennità del nostro fondatore San Vincenzo de Paoli e abbiamo inaugurato il polo vincenziano di promozione, e cioè un coordinamento di varie realtà, associazioni, cooperative e la stessa congregazione, tutti in rete per la promozione dell'uomo, per rispondere ai bisognosi, ai poveri del nostro quartiere, il quartiere della sanità, uno dei quartieri di Napoli più belli, più interessanti, ma allo stesso tempo anche difficili. L'obiettivo di questo polo vincenziano è quello, appunto, come dicevo, di promuovere l'uomo e servirlo, ridonandogli la dignità. Quindi voi aprite la casa con tutte queste novità, con tutte queste realtà, e siete un punto importante per il quartiere, come lei ha detto, padre Salvatore, la sanità e i vergini. Tra le varie novità abbiamo visto anche la riapertura della Cappella delle Reliquie. Ci può dire qualcosa in merito? Sì, abbiamo scelto come congregazione, come missionari, di aprire la nostra casa, la nostra struttura al territorio, quindi prossimamente organizzeremo delle visite guidate, curate appunto dall'associazione culturale Getta la Rete, delle visite per la nostra casa. Abbiamo la cripta, una chiesa vanvitelliana, il corridoio vanvitelliano e una fontana settecentesca, e anche la reliquia, la cappella delle reliquie dei martiri, dove conserviamo, oltre a queste, le reliquie di un missionario vincenziano, San Giustino de Jacobis, di un altro missionario vincenziano, il servo di Dio, padre Salvatore Michalizzi, e poi conserviamo anche un'ampolla del sangue del nostro patrono San Gennaro. Questa è una grandissima novità che appunto arricchisce il panorama delle reliquie del nostro santo martire Gennaro. Invece, per quanto riguarda gli ospiti che oggi sono intervenuti? Oggi sono intervenuti innanzitutto il nostro cardinale arcivescovo, cardinale Crescenzio Sepe, il nostro superiore generale della congregazione della missione, padre Thomas Mavric, il nostro superiore provinciale, il padre Nicola Albanesi, e tutte le varie espressioni della famiglia vincenziana. Ecco, vogliamo tutti insieme vivere questa festa di San Vincenzo, declinando l'esperienza del servizio, l'esperienza della carità nelle nostre azioni quotidiane. E questo è l'auspicio per tutti noi. E allora buon lavoro, padre Salvatore, grazie.